Splendore, maestosa macchina mia immagine. Oh, non sai... Salve! Parramocchie, come osate arrivare alle spalle del sindaco? È Grisel! Codice Sicario! Fate un altro passo e sono pronta a lanciare la bolla su Littleton! La bolla? Esattamente, così l'intera città verrà sigillata in modo impenetrabile! Che cosa? D'accordo, non andremo da nessuna parte, ma lei posi quel telecomando. Littleton diventerà tutta mia! Salve, cittadini! Stiamo provando un sistema di emergenza a bolla per la vostra sicurezza. Non c'è nulla di cui allarmarsi. È un test per la vostra salvaguardia e tra poco sarà completato. Non c'è altro? Ciao, mamma! Ci vediamo dopo il ballo! Che cosa sta succedendo in questa dimensione spazio-tempo? Non è affatto un test, è una cosa reale, ma devo tenere la gente calma finché non la rimpicciolisco. Potere mini palli! Mossa scontata. Gwen, fase 2! Sì, capo. Che odore è questo? Ah, non lo so, ma di colpo mi sento terribilmente assonnata. Spruzza ancora l'estratto soporifero di lavanda. Benvenuti a bordo del treno del sonno. Sei convinta che questa sia una buona idea, Polly? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo salvare il piccolino. No, non ci credo. È una cosa davvero inquietante. Leoni, tigri e gnomi. Oh, mamma. Dai, è pazzesco. Hanno bisogno di cambiare look anche le sue bambole. Immagina se avesse lei il tuo medaglione. Tutte quelle miniature sarebbero esseri viventi rimpiccioliti. Non capiterà. Non metterà le mani sul mio medaglione e nemmeno sul mio uccellino. Eccolo lì! Nessun segno delle due arpie. Dai, andiamo! Devo passare! Ti faremo uscire da lì, non ti preoccupare. Ti voglio bene anch'io, ma dobbiamo filarcela. Ecco Gigi, ho preso tutti i fenicotteri. Assomiglia molto al mio nuovo uccellino. E questa è... burro cacao, fazzoletto, telefonino. Concentrati sulle chiavi, Polly. Hai una gomma, per caso? Sì, credo di sì. Non troverò mai le chiavi. Oh, eccole lì! Meno male! Molto bene!
Bene, missione compiuta. Laila? Shani? Ragazzi, andiamo! Dov'è Pax? Oh, era proprio qui appena un secondo fa! In base alle evidenze, mi azzarderei a dire che è sparito! No! No, 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 no! Pax! E ha rubato le mie scarpe a Ventosa! L'ho già detto una volta e lo ripeto, quel bambino è veramente uno scalatore nato! Voi prendete Bubu, io mi occupo di lui! Prima dobbiamo tornare normali! Non importa, restiamo così! Dai, andiamo! E adesso, Pierce... Da questa parte! Coraggio, Shani! Cosa credi che possano farti dei granchietti? Attaccarti? Non ci credo! È come essere in un sogno sberluccicante! Questa caverna entra nella lista a posti da favola! Che mondo pazzesco che c'è sotto gli scogli! Sapevi che i granchi rubano? Ora da dove cominciamo? Tuffiamoci in mezzo ai gioielli. Beh, mi sacrificherò per amore delle perle. Meraviglioso! Laila, concentrati, dobbiamo trovare l'anello. Giusto, l'anello. Ah, Shani, guarda che quel pallore sulla tua faccia non ti dona neanche un po'. Ragazze! Sono intera! Quando parlavate di un sogno, intendevate un incubo, vero? Forza, resisti, Shani, sto arrivando! State buoni, siamo amici! L'anello deve essere da qualche parte! State indietro, furbacchioni! Sbrigati, Laila! Non posso tenerli lontano ancora a lungo! Aspetta! Forse l'ho trovato! È questo qui! Ma guarda che belle pietre preziose! I miei complimenti, signor Pocket! Andiamo! Si salta! Shani, che ti prende? Il Capitano Rocco, la mia grande eroina! Ah, sei ancora in tempo per fare un selfie con lei! Incontrare il tuo mito sarà fantastico! Potere Mega Polly! Ok... Sono una tua grandissima fan, Rocco. Cioè, sono una tua grandissima fan, capitano. Capitano Rocco, forse... Capitano mio capitano. Rilassati, Shani, andrà tutto bene. Non ti preoccupare, basta che tu le dica che mi ammiri il coraggio, la determinazione, l'abilità di scomparire nel nulla. Ma dove sarà andata? Mi scusi, avevo un appuntamento per un selfie con il Capitano Rocco. So che sono un po' in anticipo di 39 secondi per l'esattezza, ma è la fotografia più importante di tutta la mia vita. Grazie per aver condiviso con me questa storia interessante. Quello che vuole sapere è dov'è Rocco. Si sarà presa una pausa. Adesso? E quanto durerà? Non ne ho idea. Non si sarebbe dovuto allontanare per circa un'ora. Non preoccuparti, vedrai che tornerà. Ma non ha alcun senso. Il Capitano Rocco si attiene sempre al suo programma, che è molto accurato. Non mi stupisce che sia il tuo idolo. No, dai, il mio era un complimento, più o meno. Non è per quello che ho reagito così, guardate! Il suo costume deve essere stato strappato. Forse c'è stata una lotta. Pensi che sia stata rapita? Non lo so, ma non avremo risposte finché non la troviamo. Sono d'accordo. La cercheremo dopo la gara di costumi. Laila, ti ricordo che si parla della mia eroina. Più in fretta scopriamo dov'è, più in fretta partecipiamo alla gara. Non sarà andata lontano con questa folla. Dobbiamo osservare la scena dall'alto. Oh, i fumetti delle Ypsilon Girls, i droni della distruzione con in più i problemi dell'universo. Metti giù quella roba. Sono qui per comprare miniature per la mia collezione. E naturalmente per dare la caccia a Polly Pocket. Sì, ci avevi promesso. Va bene. Per un giorno non penserò a lei. Potere Mini Polly!
L'alce è scappato, la caccia è aperta. Andiamo, Gwen! Inseguire un animale selvatico è emozionante! Ragazzi, rincorrete il medaglione e io vi raggiungo! In genere sono molto restia a dare la caccia a qualsiasi creatura vivente. Magari possiamo provare a fare il verso dell'alce. Che cosa gli hai appena detto? Penso di averlo salutato. O forse ho insultato sua madre invece. Eccomi qua! Polly! Non mollatelo! Ora gli taglio la strada. Vieni da Polly! O se vuoi, fuggi via da Polly! Andiamo da questa parte! La nostra idea non era azzeccata! Forza, Gwen! Chop, chop! Ho rispolverato le mie abilità di segugio per riuscire a prendere il medaglione nel caso in cui il GPS fallisca, il telefono mi abbandoni, tu ti faccia male e io non incroci casualmente Polly mentre se ne va in giro per la città. Adesso posso rintracciare quell'alce fuggitivo anche ad occhi chiusi. A me sembra che tu li abbia aperti, Gigi.